L'autodromo di Vairano, in provincia di Pavia, ha fatto da scenario alla quarta tappa dell'Energy Tour, organizzato dalla divisione tecnica X-Master di Autodis Italia. Le officine e i ricambisti sono stati protagonisti sabato 17 giugno in una giornata ricca di attività e riflessioni in vista del grande cambiamento previsto per il 2035, ovvero lo stop ai motori termici alimentati a benzina e diesel, approvato dal Consiglio dell'Unione Europea, al quale bisognerà farsi trovare necessariamente pronti. Dopo un welcome coffee, i partecipanti, suddivisi in tre gruppi, hanno avuto l'occasione a rotazione di confrontarsi con i fornitori top partner di ricambi e i produttori di attrezzatura all'interno dell'area espositiva e di prendere parte ad un meeting tecnico incentrato principalmente sulle tecnologie che condizioneranno il futuro del settore. Al meeting sono intervenuti anche i referenti di Quattro Ruote Professional, Bosch e Valio, i quali hanno svelato ai clienti la strada verso il futuro intrapresa dalle loro rispettive aziende. Visto anche l'invecchiamento del parco circolante, sicuramente i prodotti aftermarket continueranno ad avere una discreta crescita e quindi noi puntiamo a continuare a crescere per tutti i nostri prodotti, dovuto anche all'invecchiamento del parco circolante, quindi l'utente finale, l'automobilista, è obbligato a fare manutenzione alla propria auto e in particolare se l'auto è anziana tende ad andare su prodotti di aftermarket e non andare presso il concessionario. E Autodis è un nostro partner principale non solo in Italia, in tutta Europa, e quindi si pensa che le nostre aspettative siano di continuare ad avere un rapporto di partnership, di sviluppo non solo di prodotti, di vendita di prodotti, ma anche di tecnologie e di attività per migliorare la conoscenza dei nostri prodotti presso tutte le officine. Nel campo dell'aftermarket, per quanto riguarda il 2024, diciamo che i focus principali sono l'ADAS, quindi tutti i dispositivi di sicurezza collegati al veicolo, e il mondo dell'elettrificazione. Quindi anche oggi diciamo che il focus della giornata è l'evoluzione dell'elettrico riferito all'automobile. Con Autodis noi siamo partner da parecchi anni e diciamo che il nostro apporto al loro lavoro è tenerli e fornirgli degli strumenti aggiornati con quello che è l'evoluzione continua dell'automobile. Queste tappe che abbiamo fatto hanno avuto un grande riscontro di pubblico e la collaborazione è molto buona. Ci aspettiamo sicuramente per il futuro un aumento del business con Autodis, dove già da tanti anni stiamo collaborando in maniera proficua. Ci sono grandi aspettative perché sono più di tre anni che stiamo crescendo molto molto bene con Autodis in doppia cifra e secondo me manterremo il trend anche nei prossimi anni. L'azienda è in forte crescita oramai da molti anni, dal 2013 intraprende una crescita costante anno dopo anno, quindi l'obiettivo è sicuramente quello di consolidare i rapporti con i nostri maggiori distributori e continuare a crescere come abbiamo fatto fino ad oggi. Noi abbiamo uno strettissimo rapporto con Autodis oramai radicato da anni, collaboriamo con tutti i distributori a livello nazionale, da nord a centro a sud Italia, e indubbiamente una forte partnership che vogliamo consolidare e portare avanti nel tempo sicuramente. Sul circuito di Vairano i partecipanti si sono alternati alla guida di vetture a motore termico ed elettrico, tutte di grossa cilindrata, potendo così cogliere le differenze al volante in termini di peso, accelerazione e frenata, guidabilità in pista e consumi tra le due tipologie di motorizzazione. Un'esperienza unica e irripetibile che ha lasciato particolarmente sorpresi ed entusiasti i partecipanti, ai quali è stato consegnato un attestato di partecipazione una volta conclusa la prova tecnica in pista.